Vediamo insieme quali sono i quattro errori devastanti per chi si avventura, come dicevo prima, senza un paracadute. Il primo errore è avere un business che va in troppe direzioni. Anche se tante cose che vorresti fare, ebbene, prendi questa energia, canalizzala verso una direzione. Perché il rischio è che oggi, se non sei apprezzato, se non sei posizionato sul mercato, riconoscibile sul mercato, che tu possa avere un business in troppe direzioni, con troppi prodotti, con troppi servizi, il rischio è che veramente non vieni percepito come una persona esperta, una persona attendibile. Allora il mio suggerimento è, prima di inserire tante cose, focalizza l'attenzione su poche cose, pochi prodotti, pochi servizi, fatti riconoscere per una cosa, va bene? Secondo aspetto, secondo errore che non devi commettere è non avere un progetto, una strategia di marketing, beh, ben definita, ma soprattutto semplice, una strategia di marketing che ti possa in maniera veloce farti posizionare sul mercato. Terzo è misurare ogni centimetro della tua organizzazione. Molto spesso l'attenzione ai numeri è far crescere i numeri. Le persone si lanciano e si rendono conto solo dopo, alla fine, dopo un po' di tempo, che c'erano alcuni aspetti fondamentali che non sono stati presi in esame. Se vuoi capire come il tuo business non vada nella direzione sbagliata, devi saper controllare, monitorare, misurare ogni cosa che fai nel tuo business, perché la non misurazione ti porta alla cecità, a non capire perché alcune cose non funzionano. Quarta domanda è importante: la prospettiva. Perché fai questo? Dove vuoi arrivare? Qual è lo scopo? Qual è quel traguardo che ti fa dire che stai nella direzione giusta? Molte persone si lanciano nel business, aprono un'attività senza avere una chiara definizione di che cosa vogliono ottenere con quel business. Allora non commettere questo errore, perché se il giorno che ti troverai nelle acque agitate del mare della competizione, della concorrenza, il mare del mercato che può essere nei momenti più favorevoli oppure no, e sapere la direzione nello sconfinato mare che ti dà la possibilità di poter sopravvivere. Molto spesso, se non vieni sballottato a destra e a sinistra, potresti prendere delle cosiddette, le tante lucciole che vengono scambiate per le lanterne, che sono le false opportunità, come una nuova prospettiva. Allora devi avere ben chiaro sempre in che direzione mandare il tuo business, perché il rischio che possa tu disperdere energie fisiche, mentali, economiche, finanziarie verso prospettive che non sono proprio quelle che tu vorresti, è molto facile oggi che capiti. Non commettere questi quattro errori e vedrai che il tuo business avrà una lunga durata e una lunga prosperità.